Oggi molto spesso sperimentiamo che la nostra fede viene messa alla prova dal mondo e in moltissimi modi ci viene chiesto di scendere a compromessi sulla fede, di diluire le esigenze radicali del Vangelo e conformarci allo spirito del tempo. Lo ha sottolineato Papa Francesco celebrando la beatificazione di Paolo Yung Ji Kung e i 123 compagni martiri. Al suo terzo giorno in Corea, davanti a migliaia di persone, il pontefice ha chiesto di seguire l'esempio di quanti hanno sacrificato tutto, persino la vita, per seguire il Figlio di Dio. Il loro esempio, aggiunto nel corso dell'omelia, ha molto da dire a noi che viviamo in una società dove accanto ad immense ricchezze cresce in modo silenzioso la più abietta povertà, dove raramente viene ascoltato il grido dei poveri, e dove Cristo continua a chiamare, ci chiede di amarlo e servirlo, tenendo la mano ai nostri fratelli e sorelle bisognosi. Pensando anche ai tanti martiri rimasti anonimi, ieri come oggi, Papa Francesco ha infine chiesto a tutti di operare in armonia per una società più giusta, libera e riconciliata, contribuendo così alla pace e alla difesa dei valori autenticamente umani nel mondo intero. Amen.